15.000 metri cubi della fabbrica Expieri sono stati abbattuti per far posto al camminamento e alla piazza che metterà in connessione via Filze e via Pistoiese e da qui attraverso il parcheggio ex PAM appena espropriato con il mercato coperto e il playground di via Giordano. Che hanno la vocazione, diciamo, la funzione di accelerare la transizione del quartiere del Macrolotto Zero verso una sua vocazione che noi diciamo essere quella di essere il distretto operativo dell'area vasta. Il problema del Macrolotto Zero, infatti, in primis è proprio la carenza di spazi pubblici, di aree verdi, di marciapiedi di una certa dimensione, di verde pubblico, di natura. L'ambizioso intervento di riqualificazione del Macrolotto Zero terminerà nella primavera del 2022, quando saranno finiti i lavori di sistemazione della mobilità con la creazione in via Pistoiese della zona 30, nel tratto che va dalla Media Library all'incrocio con via Nino Rota. La gara d'appalto per quasi 800.000 euro è appena stata bandita e prevede anche la sistemazione di via Giordano e la realizzazione dei parcheggi in via Rota e in via Giordano nell'area appena espropriata, dove sorgerà anche una ciclostazione. Il nostro occhio non era solamente verso l'architettura, era verso un disegno urbano, perché noi avevamo tre interventi già finanziati, quell'intervento dove siamo adesso, il mercato e il playground. Ovviamente abbiamo lavorato per avere ancora altri fondi europei per lavorare sulla mobilità ed è la parte pedonale, carrabile, che comunque diciamo, è una strada arredata, una strada per la gente, una strada per le biciclette, per chi va a piedi, che rilega tutto l'intervento. Per cui lo spazio pubblico, il verde, gli alberi, la pavimentazione erano fondamentali. Quindi abbiamo fatto un intervento di tipo urbanistico, un intervento di rigenerazione urbana.